dice, io mi occupo di informatizzazione al Comune di Napoli, pochi sanno, forse sfugge l'attenzione, che in realtà il Comune di Napoli è la terza città d'Italia, come si dice, e che l'informatizzazione è un punto centrale di una città, soprattutto come Napoli. Spesso si pensa che in un comune si utilizza l'informatica soltanto per scrivere, videoscrittura e quant'altro, ma in realtà dietro c'è un mondo abbastanza complesso che fa parte della videosorveglianza delle strade, varchi telematici, semafori, lotta all'evasione, tributi, tasso, anagrafe e quant'altro, soprattutto elettorale. Quindi c'è un mondo dietro che è vasto, enorme, dove tra dipendenti, partecipati e quant'altro ci lavorano circa 150-200 persone. Quindi è un mondo abbastanza vario. Quello che ho portato oggi, se funziona, sì, quello che ho portato oggi è una cosa nuova che abbiamo fatto, in realtà nuova per il Comune di Napoli, ma abbastanza vecchia per i comuni del nord, devo dire, ci stava un po' di divario, è il famoso Open Data. Open Data vuol dire che le pubbliche amministrazioni aprono i loro dati al pubblico, li rendono pubblici. In realtà, con l'Open Data che cosa si può fare? Se il Comune di Napoli aprisse i debiti che ha, tutti quanti finalmente riescono a capire perché la buca resta là e perché non si può otturare. Appilare, scusate, è il termine più preciso. Oppure in realtà con i dati tributari si riesce a capire chi evade, in quali quartieri, perché si evade e perché a volte non si riesce a discutere. In realtà noi abbiamo cercato di aprire questi dati, che non è facile. Aprire dati cosa vuol dire? Noi abbiamo fatto un conteggio circa 200 dati diversi, dalle multe auto ai tributi, alla TARSU, all'anagrafe, ai morti e ai vivi, sta aumentando il volume, quindi abbassa la voce. Sono circa 200 i set di dati che abbiamo e li stiamo cercando di pubblicare. Qual è la cosa più difficile? È che in un comune grande come quello di Napoli, storicamente un po' pachidermico, i vari dati